quali sono le novità di questa edizione di OMI? La novità più rilevante è stata l'accelerazione verso l'inserimento in manifestazione di nuove idee e di nuovi oggetti. Intanto abbiamo avuto tra gli stand qualcuno di quei giovani che nelle scorse edizioni aveva presentato i prototipi, e adesso questi prototipi sono prodotti in vendita. L'iniziativa in particolare con Regione Lombardia e Associazione del Design Italiano e Union Camere ha portato quest'anno 40 nuovi creativi. Molto spesso, girando le varie fiere e competitor, i grandi marchi si trovano un po' dappertutto, quindi è sicuramente importante averli. Quello che OMI ha l'ambizione di presentare è quello che magari in altre fiere non si vede, perché sono quelle perle di creatività che andiamo durante tutto l'anno a cercare sul territorio. Il tema attuale è appunto la digitalizzazione, la tecnologia. Avete introdotto una sperimentazione quest'anno che si chiama OMI Smart. Sì, abbiamo introdotto questa sperimentazione perché crediamo fortemente che la tecnologia non sia nemica della vecchia fiera, ma sia quella invece di rendere più profittevole la visita per chi decide di venire a una manifestazione fieristica. Credo che questa iniziativa stia rispondendo bene, insieme a tutta l'altra serie di innovazioni e anche di servizio che abbiamo introdotto da questa edizione di OMI. Gli espositori avranno a loro disposizione tutta una facilitazione, non sarà più necessario recarsi negli uffici, si fa tutto con dei totem che abbiamo sparpagliato per i padiglioni. Un comparto importante per OMI è quello della bigiotteria. So che è nata una nuova associazione legata appunto al gioiello moda, ce ne vuole parlare? Spesso nel nostro paese, a fronte di un settore produttivo anche di nicchia, ci sono 2, 3, 4 associazioni. Avevamo questa anomalia dove un settore così importante, in buona salute come quello del bijou italiano, non aveva una rappresentanza associativa. Quindi abbiamo affiancato le imprese che sono presenti a OMI per creare questa nuova rappresentanza. Tra l'altro abbiamo avuto 500 aziende in questi due padiglioni strapieni Fashion and Jewel, che è proprio uno dei settori sui quali OMI sta crescendo di più. In questo caso abbiamo anche cercato di dare una mano alle aziende del settore per organizzarsi al meglio. Siamo all'ultimo giorno di fiera, vogliamo fare un po' un calcolo di come è andata questa edizione? Siamo tornati dopo un certo periodo di tempo con un segno più sul numero degli espositori, e adesso che ormai stiamo tirando giù la sala cinesca, devo dire, c'è stato anche un aumento di circa il 3% dei visitatori. Siamo sopra i 61.000 visitatori, di cui circa un 17% internazionale. Noi stiamo cercando di scoprire i paesi che io chiamo riemergenti, no? Quindi sicuramente nuovi mercati, ma anche importanti delegazioni per esempio dall'Iran, e poi su tutte, un po' tutte le fiere che si stanno facendo in questi mesi a Milano c'è un grande ritorno nel mercato nordamericano. La grande novità di Alessi per questa edizione di OMI è la collezione Circus, realizzata con la collaborazione del designer Marcel Wanders. È una collezione molto particolare per noi perché è fatta di 5 prodotti in edizione limitata, ognuno con una funzionalità molto particolare, fatti a mano, e sono dei piccoli gioiellini, dei piccoli pezzi d'arte. E dall'ispirazione derivante da questi oggetti nasce poi la collezione da catalogo, fatta anche in questo caso di oggetti di materiali molto diversi, tipologie molto diverse, come ad esempio per la prima volta nel nostro catalogo entra la latta, con delle scatole di latta molto decorate con colori molto forti. Oggi siamo all'ultimo giorno di fiera, avete già avuto dei riscontri? Sì, devo dire che il progetto Circus, sia qui sia quando l'abbiamo presentato 2 settimane fa, ha avuto un impatto molto positivo sul mercato. È un progetto di rottura, un progetto che i nostri clienti e anche i consumatori, perché abbiamo fatto una campagna di comunicazione dedicata, stanno apprezzando molto e che sta dando un impatto forte sul mercato. Nel caso della fiera OMI abbiamo anche deciso, per il lancio di questo prodotto, di non stare nel nostro solito padiglione fisso, ma di venire all'interno del padiglione dove c'è il mondo casa, e si è rivelata una scelta azzeccata perché stiamo avendo molte più visite di quelle che avremmo avuto altrimenti. Oltre a Siku ci sono tanti altri nuovi prodotti come al solito per questa stagione autunno-inverno, in particolare la collezione della Christmas Table fatta con Wanders, dove partendo dai prodotti che già avevamo a catalogo abbiamo aggiunto una serie di decorazioni specifiche per la tavola di Natale, quindi un legato tovaglioli particolare, una campanellina segnaposto. Il settore dell'arredamento e non solo sta affrontando una grande cambiamento, che è appunto il 4.0, un cambiamento a livello di industria. Voi come Alessi come lo state affrontando? Le aree dove stiamo lavorando di più sono nel modo di portare i prodotti e la comunicazione al mercato, quindi attraverso l'uso di tecnologie innovative per creare engagement con il consumatore finale da un lato, e invece tutti i processi a monte attraverso attività di prototipazione rapida, di testing, che oggi sono rese possibili appunto dalle nuove tecnologie. Quali novità di prodotto presentate quest'anno a OMI? Quest'anno abbiamo presentato una scrivania che era soltanto toletta prima, adesso è diventata una scrivania vera e propria, quindi abbiamo allargato le dimensioni con la base in bronzo e il top in pelle soffiano
rivestito, diciamo. La cosa che ci chiedono adesso, meno cose ma più di alta qualità. C'è una differenziazione, o target molto basso o molto alto, quindi per noi che stiamo andando sempre sul target più alto viene apprezzato questa cosa. Per voi quali sono i paesi più importanti? L'Italia è sempre importante, numero uno. Certamente l'export è inteso a livello mondiale, diciamo che noi il paese nazionale consideriamo Europa, l'estero rappresenta quasi il 60%, diciamo fuori Europa. Al quarto giorno di fiera, che feedback avete avuto dai visitatori, dai buyer? Siamo arrivati con poco aspettative, in realtà abbiamo avuto più di quello che pensavamo, sinceramente. Credo in questa fiera, potrebbe essere il rilancio della decorazione nella casa in Italia, col Made in Italy principalmente. Il vostro tipo di proposta viene apprezzato soprattutto dal residenziale o dal contract? Siamo nati nel residenziale, quindi è un punto della nostra forza, però in questi ultimi tempi facciamo molto anche contract, facciamo addirittura yachting perché siamo nelle Marche, quindi abbiamo il cantiere gruppo Ferretti CRN in cui facciamo diversi interni per loro yacht. È un 25% contract e 75% residenziale. E a livello di fatturato quanto avete registrato l'anno scorso? Corso e previsioni per quest'anno? Siamo sui 10 milioni e stiamo crescendo, anche se abbiamo avuto una defiance da 2000, quegli ultimi 5-6 anni. Quest'anno siamo più 10, più 15%. Il vostro gruppo comprende due marchi, Reflex e Angelo. Quali sono le specificità dei due brand? Reflex è l'azienda che si occupa della parte principalmente di vetro, mentre Angelo è l'azienda che sviluppa la parte dei mobili. E qui a OMI con quali novità di prodotto siete arrivati? Quest'anno all'OMI presentiamo principalmente due prodotti, che sono lo sviluppo digitale delle pareti. Avendo la tecnologia disponibile in azienda, si stanno sviluppando programmi nuovi per prodotti nuovi, tipo appunto la parete digitale in marmo. Il secondo prodotto invece riguarda questo buffet, già presente dall'inizio dell'anno, ma che viene presentato con una finitura nuova che è l'ottone brunito, dove si cerca di vestire un prodotto già esistente con delle finiture nuove che cambiano anche in base ai vari mercati. Che tipo di richieste hanno i diversi consumatori? Ci sono differenze notevoli, ci sono le richieste asiatiche che sono specifiche per il loro settore, per la loro cultura, quindi vengono anche realizzate dei prodotti e delle finiture ad hoc, mentre ci sono altri mercati dove invece sono un po' più europei e quindi si riesce a fornire lo stesso prodotto pensato per l'Europa anche per il mercato americano piuttosto del mercato dell'est dell'Europa. E a livello distributivo come siete presenti? Reflex ha una distribuzione quasi globale. Gli showroom diretti oggi di Reflex sono Milano, la sede dell'azienda che è a Biancade, una serie di dealer molto importanti nel mondo, tra cui Harrods. Si sta sviluppando un nuovo showroom a Berlino, a breve ci sarà l'inaugurazione ed è uno showroom monomarca di Reflex. Si sta pensando alla Francia e quindi a Parigi, mentre in tutti gli altri mercati principalmente ci sono dei dealer molto importanti che hanno buona parte di superficie espositiva dedicata a Reflex, con cui si ha un lavoro continuativo. Il progetto OMI Smart, che vi vede collaborare con Fiera Milano. Nasce da una richiesta di OMI di immaginare un format nuovo che iniziasse a immaginare un possibile attività riferita alle nuove forme di produzione. Cioè, in questo momento in Italia, sotto il grande cappello del web 2.0, che comprende Internet of Things, la casa intelligente, quelli che fanno le app, quelli che fanno i servizi, i software, c'è già un'energia incommensurabile. Tutti questi soggetti, tutte queste aziende, tutta questa energia non ha un luogo di ritrovo. Allora si è detto, perché non iniziare a mettere delle bandierine in questi mondi che sono il nuovo mondo, che sono quello che sta capitando adesso, che tutti quanti conosciamo. Da qui nasce OMI Smart. Che tipo di incontri, eventi avete organizzato? Questo spazio dove siamo, che vedete alle mie spalle, è fatto di ingredienti diversi. C'è una parte di exhibition dove abbiamo scelto 8 soggetti tra loro molto diversi. Gli studenti del Politecnico di Milano, Punct, che è un'azienda importante che però produce in maniera assolutamente ingegnosa, una serie di start-up, gli Oculus con la tecnologia
360 e così via. Per cui da un lato c'è l'exhibition, poi ci sono stati una serie di incontri tutte le mattine in cui sono venute ogni mattina 8-10 persone, anche lì diverse, su temi della comunicazione e della produzione, e poi ci sono stati workshop. Qual è stato il riscontro da parte dei visitatori nei confronti di questo esperimento, questa nuova iniziativa? Mi sembra che il riscontro sia stato ottimo, anche perché abbiamo usato ingredienti diversi, per cui lo spazio era una cosa in cui c'erano layer diversi. Quindi immagino sarà un esperimento che tornerà anche nelle prossime edizioni? Sì, direi di sì. Già si sta ragionando con Omi come rendere Omi Smart grande due volte l'anno prossimo a gennaio.